quasi senza fusoliera questo nuovo apparecchio. E un volantino sbriga tutte le manovre, compresi questi giri sul campo di non salto. Facile di guida come una bicicletta, più comodo per chi gli sta sopra. Una strada gli basta per decollare. In aria sfarfalleggia magnificamente. La piccola ala inferiore sostituisce la coda. Grande la metà di un'auto, pesa un quintale e mezzo. Fa 15 km con un litro. Non ingombra il traffico. Piccino, ma sarebbe peccato che crescesse. Anche questa è nana, ma è perfetta. Giuseppe Contarini ha riprodotto alla lettera la GR685, il colosso delle locomotive italiane. 4 cilindri con vapore surriscaldato e combustione a nafta. Il modello corrisponde all'originale pezzo per pezzo, vite per vite, un milione di viti. Nella cabina di comando basta un dito per innestare la marcia. Le migliorie apportate ai serbatoi dell'acqua eliminano certi inconvenienti in salita e in discesa. 45.000 ore ci ha lavorato il Contarini. Per 24 anni tutte le sere, salvo quella del fidanzamento e quella delle nozze. Ma il tender è monoposto. Per il viaggio di nozze non sarebbe bastato.